Zio, cos'è sta cosa? È enorme. Oddio mio, si chiara! Penso sia uno dei mezzi più pericolosi inventati dall'uomo questo. No, zio! Zio, vai pianista! Nicolò Valini, conosciuto anche come Human Safari, mi ha invitato nelle Langhe per il weekend insieme a dei suoi amici. In realtà mi sono autoinvitato, ma sennò il racconto non sarebbe così avvincente. Sarei dovuto partire già 2 ore fa, ma ho avuto un piccolo contrattempo chiamato soppressa e formaggio. Cosa fai? Vai da Human Safari che si mangia anche Gesù e non gli porti 1,5 chili di soppressa veneta? Oltre ad essere inciampato su soppressa e formaggio, mi sono dimenticato il paraschiena a casa, quindi sono ritornato a casa a prendermelo. Ma non si va mai via in moto senza paraschiena? Da casa mia alle Langhe sono circa 4 ore di strada andando per l'autostrada, ma essendo partito con il mio carissimo Domi 650cc monocilindrico con tipo 40 cavalli e tanta voglia di galoppare, ho deciso di escludere le autostrade, dato che dopo i 130 all'ora l'aerodinamicità di questa moto alleggerisce totalmente l'anteriore e invece di stare con le due ruote a terra come fanno tutte le altre moto si mette a galleggiare. Ho deciso di allungare la tratta di 1 ora e mezza e di risparmiare 26 euro di autostrada. Sono tipo 6 ore di strade statali in mezzo alle industrie. Ci sarà molto da divertirsi, vi aggiorno più tardi. Sono passate giuste 4-5 orette e 390 km. Mancano 5 km all'arrivo. Come potete vedere siamo immersi nelle Langhe. Viaggio facendo ho messo anche in cantina il formaggio e la soppressa. E possiamo raggiungere Nico. Sono un remagio, solo che porto soppressa e formaggio. Secondo me potrebbe essere dentro qua. Non sono molto sicuro. Non fatemi del male. Salve. Sì. Ciao bello. Un che bello vederti dal vivo. Che cazzo hai portato qua? Formaggi, salumi. La soppressa, no, i salumi che si arrabbia. Durante il weekend ho fatto nuove amicizie. Mangiato, grigliato, bevuto, mangiato ancora e tantissime altre cose che vedrete nel canale YouTube di Nicolò, ovvero Nicolò Valini. Il giorno dopo decidiamo di fare un giro in moto. Proprio brutto da vedere. Sì, è strabrutto, sembra un transformer. Fammi alzare un po' l'inquadratura però. È che mi prende ogni tanto la punta del naso ed è un disagio perché sembro un condor che va in giro con la Vespa. Ma hai la stabilizzazione attiva? Sì, un pochino. Io non la metto mai quando è a lato. Zio, te sei ammortizzato, io sono in giro con una carriola. Non si accende neanche. Fammi vedere questo Dominator come domina. Dai, Domi. Mi raccomando, Nicolò, schiena dritta, non stare sulla Vespa come un cafone che finisce nel video di Sin. Quanto è quotato un incidente barra figura di merda? Ma ti pare che ho appena spaccato l'attacco? Sono io che porto sfiga, zio. Scusami. Se faccio io un'impennata così finisco in una vigna. Secondo me stiamo andando dentro casa di qualcuno. È abbastanza probabile. Una strada più merdosa non potevamo trovarla. Abbastanza. Io c'ho una paura che non potete capire a fare le discese. Perfetto. Vabbè, allora secondo me possiamo passare perché ci hanno chiaramente lasciato un piccolo spazio. Ah, dici che è per passare quello? Se non sei superstizioso. Se non sei dislessico. Se non sei superstizioso. Andiamo, dai. Questo qua è fulminato. Palese che si può passare. Adesso ci sparano dietro al sale. Questo qua è proprio fulminato, questo qua. Credo proprio che sia casa di qualcuno. Secondo me non si può passare. Guarda, guarda adesso. Porca. Ok, forse non dovevamo entrare. Porca. Di là? Sì, sì. No, no, un po' di paura. Vado via subito. Io penso che un tuo motovlog non sia mai iniziato così male. Siamo palesemente nella cascina di qualcuno. Prova a pensare se quella catena fosse stata slegata. Eravamo del sushi. Rip stinky. Pianino pianino, che non vogliamo cadere. No, che storia, zio, ma cosa abbiamo trovato? Che figata. L'hai mai guidata una così? No, ci vuole la patente. Una volta ho fatto da navigatore su un rally. Era uguale identica a quella l'auto. Poi. Ma che roba? Guarda che roba! Ecco! Ma stai male, zio? Ma vai piano! Bellissimo! Ho paura! Lui vuol farmelo provare il Domi, ma sei matto! Guarda che sereni che sono i vespisti! Sereni, hai 40 all'ora, no stress, anche la freccia è stanca di vivere, guarda! È incredibile come questa andatura sia così ben definita la parte destra e la parte sinistra, che di solito è monocolor tipo. Ecco, Denis è esattamente come i tamarri che passano sotto casa mia a fare bordello con le moto quando faccio i video. Io sono l'opposto, io sono l'anziano che va alla piattaforma ecologica. Ancora cani? Ciao piccoli cagnolini. Dobbiamo trovare una strada privata. Così provi il Domi. Perfetto secondo me. Non hai mai provato una moto a marce? Mai nella vita. Fai un bel prima, secondo tiri tutte le marce. Poi secondo me quell'albero lì, il terzo, è buono per entrarci dentro. Serve un bel titolo. Zio, ma io non so come si cambiano le marce. È uguale identica alla Vespa, solo che hai le marce qua. La prima in giù e tutto il resto sono in su. Quindi col sandalo. Col sandalo devi cercare di spopolarti questa parte. Madonna che ansia. Madonna quanto sei alto, zio. Madonna mia. No, ma cos'è sta cosa? Ma come andare a cavallo? Pesantissima. Pesantissima.
No zio, vabbè, se mi cade addosso questa fa male. Si fa un po' male, sì. Posizionati tipo paperissima. Zio, cos'è sta cosa? È enorme. Perché sono così in alto? Seconda. Oh Dio mio, cos'è una mitragliatrice? Sì, caro! No, stra paura, le piante, ho stra paura. Dominator, signore e signori. Oddio mio, non so capace, devo tornare giù. Dai, ci sta. Non sono ancora morto. Sì, caro! No. Sto continuando ad andare avanti perché non ho idea di come posso fare manovra con questo transatlantico. In realtà ero convinto che andasse fino lì in fondo e poi tornasse indietro. Secondo me potrei inseguirlo in Vespa. Una Vespa, chissà come funziona. Allora, aspetta, freno. Oh, madonna, sono veramente impedito. Ma il blocca sterzo una Vespa? Mi sto un po' preoccupando. Non sarà mica caduto, no? Giusto. Per questo è una folle. Come la prima? Sotto. Sì, caro. Oddio. Oh, no. Porca puttana, penso sia uno dei mezzi più pericolosi inventati dall'uomo questo. Nico, dove sei? Viene su una macchina qua, entro dentro proprio Final Destination. Adesso lo trovo spiattellato da qualche parte. No! Non ci credo! E dio che non la voleva provare. No, folle. Oh no, aspetta. Ok, io faccio. Come mai non si accende? Secondo me è la benzina chiusa. Ah, così va velocissima. Ma che reparto sospensionistico ha? Oddio. Zio, mi dispiace che non ho fatto nessun tipo di incidente per il titolone. Però dai, figa Vespa, vero? Così sta su, zio, no, vero? Boh, zio, fai te. Io mi sto cagando addosso, non hai idea. Cioè, già tanto che non te l'ho sgommata la sella. Però è un po' come il paragliding, una cosa divertente che non farò mai più. Mi terrorizza l'idea di avere una roba così grossa e potente sotto di me. Dennis è andato un attimino alla casa per prendere le batterie che ha lasciato sul letto. Lo capisco, le dimenticanze delle cose importanti sono la mia specialità. Sono appena tornato a casa perché mi sono dimenticato le batterie a casa. E quindi sono tornato a casa a prendere le batterie a casa. E adesso sto raggiungendo Nicolò, che in questo momento si trova a Mango, il paese Mango, per farsi una foto nel cartello di Mango con un mango. Eccolo! Sì, caro! Mango a Mango, ascoltando Mango. Ma com'è possibile che finisco sempre per andare a Mango? Ah, per di là! Grazie mille! Cioè, ogni stradina che imbocco mi trovo dentro una proprietà privata. Langhe, a casa di casa. Come fanno ad essere doppio senso queste strade? Ho un po' di paura. Oh, madonna! Qua c'è un cartello, ma non c'è Nico. Human Safari? Torniamo verso la nostra bella casetta perché il cielo non è clemente per nulla. Naturalmente abbiamo portato Vicenza anche nelle Langhe, tra poco diluverà. Pensa uno che passa e lo vede gesticolare così. Ora ci spostiamo verso il nostro fantastico appartamento. Ci aspetta una bellissima partita a racchettoni. 10 km orari. 10 km orari, vai piano. Siamo a 7, eh? Mi si spegne. No, io perdo l'equilibrio. E mi smalto su quel muro. Sarebbe divertente un dual vlog. Non riesco neanche a sentirmi parlare quando sgasa. Sarebbe divertente un dual vlog, me in Bergamasco, lui in Veneto. Ma che bella inquadratura che ti sto facendo. Assorto nei suoi pensieri, chiuso dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Ah, me la ricordo questa discesa. Alza le mani, zio, è più divertente. No, scherzo. A me la gente dice quando mi incontra che sono più alto visto dal vivo. Ma lui, madonna, palo della luce. C'ha un'ampiezza alare degna di un albatros. Mi fai provare la Vespa? Vieni dietro con me. Ci sta, non sono mai stato passeggero. Madonna, io sarò terrorizzato ad andare in due. È un pedale di una macchina questo qua, ti rendi conto? Sì. No zio, aspetta, vai. Sì, caro. Ma queste qua è le vibrazioni che si sentono normalmente. Stando... Sì, no, se sei fermo. Madonna. Ma perché è così instabile? La messa. Ma tu ti ne... Ma come... Ma chi è che gli ha dato il brevetto per farle? Madonna quanto va. Zio ti prego vai piano. Ti prego. Ma fortissimo. No zio no. Zio vuoi pianista. Ma non frena. Usa il freno davanti poco però, se no ci capottiamo. Ma perché si inghiotta quando freni? Boh, non lo so, sarà timidina. E questa è la sensazione che si prova ad andare via in Vespa. Che bello. Oh, zio. Oddio. Pensavo che andasse di meno comunque. Sì, ma non è molto giusta questa numerazione. No, è totalmente a caso. Così in prima, però la quarta in realtà è qua. Tutto a caso. Ah, vedi, quando sei in seconda vuol dire che sei in folle, perfetto. Full gas. Facciamo la rotonda cannone. No, zio no. C'ho strapaura. Vado come un missile. No, ti prego, non c'ho sta. Bella però, eh. Non è sta
abile per niente. C'è il manubrio che continua ad andare dove vuole lui. Ti dà la stessa sensazione del CBR, che hai quasi paura di morire. Mi piace. Oh, è piano. Senti quanta ne ha. Guarda che belle quelle formazioni rocciose. Vai piano, zio, vai piano. Oddio. Che roba, ciò. Oh, ma... Madonna, mi sono cagato addosso. Un pochino anch'io. Dopo cerchiamo di rimediare uno straccio per la sella. Oh, è impennato, È impennato. Zio, io devo arrivarci a casa con questa. Allora, sullo sterrato entra pianissimo, zio. Finiamo in terra garantito. Non tentarmi con le views. Adesso scendo e bacio per terra tipo il papa. Momento punizione. Ah, che bello. Sono stanchissimo, zio.